Chi sceglie me avrà ciò che molti desiderano. È chiaro! È questa assalita! Tutto il mondo la desidera! Inna, come hai dato dove la cane alla bella gara! Sono Lorenzo, il tuo amore. Oh, Lorenzo, sì, certo, il mio amore, certo. Perché chi ama più? Aspetta. Sì. Aspetta. Diciamo che a me va così. Basta come risposta? Se la mia casa fosse infestata da un topo e mi piacesse buttare 10.000 ducati per farlo avvelenare, sarebbe una risposta? C'è chi non sopporta maiale cotto a bocca aperta e chi sviene la vista di un gatto. Ora, per rispondervi, come non può dare una sicura ragione a chi non si sa possibile cercare di tenere in questo cuore ebreo? Perciò ti prego, non fare altre offerte. Lasciati nel modo più rapido e anche la mia sentenza. Voi siete nelle sue mani, lo sapete. Così dice. Riconoscete il contratto? Sì. Allora l'ebreo dovrà essere clemente. Per quale contratto? Ditelo. La clemenza non si impone. Scende come pioggia gentile dal cielo sopra la terra. È due volte benedetta. E ne dice chi la offre e chi la riceve. È più potente nei potenti, ma la clemenza supera il potere dello scettro. Il suo trono nel cuore dei re è l'immagine di Dio stesso, esempio di bontà. E il potere del re appare simile a quello di Dio, quando la clemenza... Tutto sacrificherei a questo demonio per liberarti. Vostra moglie vi ringrazierebbe se mi scusi. Io ho una moglie che amo. Ma vorrei che fossi tra in cielo per convincermi che il pezzo grosso lassù a cambiare il suo figlio di cane ebreo! Oh, è meglio. Una libra di carne del mercante è tua. La corte lo concede. Oh, e tu devi tagliarla dal suo petto. La corte lo consente. Il giudice eccellente. Che sentenza. Vieni, preparati.